Professoressa, la conoscete tutta, a parte che insegna liceo artistico, Sabatini Menna, è critico d'arte, è impegnatissima con la mostra appunto dei ragazzi all'Arco Catalano e ancora con altre mostre, ecco perché non è riuscita a venire per una presentazione critica relativamente alla mostra. Però no, io non farò una presentazione. No, però e tu non mi fai concludere. Sei stato impegnato e quindi non è stato possibile. Però ci ha omaggiato della sua presenza qui. Eccola. No, io vorrei fare sempre delle note a margine. Certo. Ho ascoltato anche l'ultimo intervento della signora che è andata via. Allora, innanzitutto inizio con questo, c'è uno storico che dice, Dino Formaggio, arte è tutto ciò che uomini chiamano arte, e questo ci fa capire che tutto può essere arte, l'arte della cucina, l'arte del ricamo, e quindi bisognerebbe andare cauti. Ma noi dobbiamo anche capire che l'arte non è solo la bella arte, ma l'arte deve cominciare a farci pensare. L'artista deve dare dei segnali possibili, ci deve far riflettere. La signora poc'anzi ha parlato della donna. Beh, sinceramente, io sono stanca di tutta questa retorica sulle donne. Sono stanca, sinceramente, perché se vogliamo sempre parlare della donna, la madre, e ci nascondiamo, io sono questa, cominciamo a riflettere. Femminicidio? Donne che vengono uccise in tutto il mondo, bambine che vengono vendute, mercato del sesso. Bene, noi chiudiamo gli occhi. C'è un grande critico, era Giulio Carlo Arcan, quando parlava della fucilazione di Goya. Goya fa una fucilazione che ci dà fastidio. Posso? Grazie. Ho detto che veniva troppo bene, solo voi. Davanti a quell'opera, noi chiudiamo gli occhi perché ci dà fastidio. È come quando stiamo davanti alla televisione e mentre abbiamo davanti un bel piatto di pasta, vediamo il bambino che sta morendo, però forse sì, cambiamo canale, sono stanca di vedere. Beh, l'arte non è questo, signori. L'arte in quanto tale deve dare fastidio. Noi dobbiamo cominciare ad aprire gli occhi. Ieri è stata una giornata epocale, importante, la giornata sulla natura. Un grande, non lo dico sto, filosofo, Serge Latouche, parla di decrescita felice. Cioè noi siamo su un punto in cui ormai siamo verso, non dico l'abisso. Allora il compito dell'artista è anche questo. Thomas Mann diceva l'artista si è messo all'ultimo banco e non si interessa più di questo. Beh, negli ultimi anni è accaduto questo. Quello di dare un'arte bella. L'arte può essere anche emozione, ma l'arte deve anche farci riflettere. Un bellissimo libro di Vito Mancuso, La via della bellezza, espone tre. Dio, la natura e l'uomo, l'uomo al terzo posto. L'arte prima coniugava natura e uomo, e adesso di che parliamo? L'uomo da tempo non esiste più nei lavori degli artisti. C'è un artista che si chiama Lucian Freud, che è nipote di Sigmund Freud, che quando presenta l'uomo ce lo presenta come se fosse sul tavolo, su un tavolo operatorio, quindi con bisturi, con ferite, lacerazioni. C'è un altro artista che si chiama Matthew Barney che ci presenta il cremaster, che è questa sorta di mutazione della nostra società, della genetica, e parliamo proprio delle diversità, e anche di questo bisogna parlare. Ecco, l'arte è proprio questo, vogliamo parlare della natura, oltre alla distruzione, gli artisti da tempo. Ci sono gli artisti che hanno quelli della land art che prendevano proprio la natura, operavano sulla natura, o per trasformarla o proprio per annullarsi completamente. Poi non parliamo delle città, cementificazione. Oramai queste nostre città sono solo ogni tanto un richiamo, un urlo. Tu sei un architetto e chi meglio di te lo sa. Allora, che cosa deve fare l'artista? Deve mandare dei segnali visivi, dei segnali che possono essere anche fastidiosi, ma che ci devono far aprire gli occhi. E non solo la bellezza. È vero, come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Però oggi si parla tanto pure, e la politica cosa fa per gli artisti?
Gli artisti o muoiono di fame o devono trovarsi un altro lavoro, perché certamente in Italia non si può fare gli artisti. Io sono stanca di questa retorica di dire abbiamo il 70% delle idee e poi nessuno di noi lo conosce, nessuno le distrugge. Allora, o l'arte diventa qualche cosa che ci urla in faccia questa realtà, o altrimenti ce la cantiamo, ci glorifichiamo nascondendo gli occhi. Grazie. Bene. Grazie.